Anox, buonasera e benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Che belva si sente. Allora, sarebbe importante spiegare cosa si intende per belva. Nella vita o in questo programma? In generale, uno cosa può immaginare della belva? Se io voglio intendere la belva anche come qualcosa di distruttivo, che separa, che distrugge, che degrada, che denigra, allora devo dire l'essere umano. Se invece riferisci la belva e l'associ invece a qualcosa di istintivo, percettivo, e allora lì diventa difficile, perché potrei esserle tutte in base all'evento, all'occasione e al bisogno. E allora per questo evento che belva si sente? Allora diciamo che a volte potrei anche essere uno squalo, soltanto che ai miei lati mi trovo sempre i pesciolini spazzatura che raccolgono e che mi seguono a tutto andare e quindi che hanno bisogno di prendere quello che io mangio, quello che rimane, dipende da chi ho accanto. Quando è stata annunciata la sua presenza a belve, si sono un po' tutti preoccupati per me. Ma perché esagerano? Perché la gente si preoccupa? Ma non lo so, se tu porti te stessa, porti la libertà di quello che sei, l'autenticità di quello che sei e porti qualcosa che potrebbe essere molto interessante per tanti, soprattutto se fai un certo tipo di mestiere che hai scelto, ovviamente non puoi seguire un protocollo, non puoi seguire un'idea collettiva. Lei una volta ha detto: io non ho colleghi, ci sono guerrieri e ci sono larve, io sono la guerriera. Ottima premessa. Devi capire, devo anche ricordarmi, perché a volte le parole vanno... devono essere penetrate per capire il significato che hanno, che contengono e che vogliono comunque mettere in luce, manifestare qualcosa. Però lei si sente una guerriera nella vita, al di là Io non mi sento una guerriera, io mi sento una donna che ha deciso di vivere. Noi non viviamo la vera vita, noi viviamo un modello di vita che ci è stato impartito e su quei modelli noi dobbiamo fare delle scelte che ci vengono indirizzate. E su questo lotta? E possibilmente appartengono. No, io non lotto, io sono quella cosa. Ok. Il suo secondo marito, Pacolli, un politico, un imprenditore costruito molto importante, una volta disse: Anna è una donna autoritaria, non sarebbe stato male averla presidente del Kosovo. Voleva essere un complimento? Ah, non lo so se per autorità significa una donna... Autoritaria. Autoritaria. No, io non sono autoritaria, perché se fossi autoritaria imporrei assolutamente il mio modo di essere in modo differente. Però non è autoritaria, non si definisce così. E poi non lo so se avessi mai potuto fare il presidente, perché sai, quando porti qualcosa di nuovo non so quanto duri. Ma il Kosovo non lo so. Non lo so, ma a parte il Kosovo in generale. Virginia Raffaele, scherzando, la chiamò Elsa, regina delle nevi. Tutto sommato, diciamo, un'immagine un po' scostante, le piace o no? Se la freddezza vuol dire di una persona che vive le cose in modo molto naturale, se c'è qualcosa che la fa sorridere, sorride, se c'è qualcosa che non la fa sorridere, non sorride. Non è più essere freddi o regine di non so che cosa. Delle nevi. Penso che a volte uno dovrebbe farsi qualche domanda, ma così anche per non abituarsi a non farsi